Sì, però poi basta, parlare di libri. Cambiamo un po' argomento. Verrà su un video lunghissimo. Bentornati al libro sul comodino, meglio i libri dell'estate questa volta, perché faccio una carrellata di tutti i libri che ho letto da agosto fino adesso, come avevo accennato nell'altro video. E prima però di iniziare a parlare velocemente di quei libri, perché sono tanti, volevo parlarvi, cioè volevo farvi vedere i libri che io ho scelto di liberare per l'evento di youbookers.it, quello del YouCrossing. Quindi libri in libertà, quindi libero questi due libri che sono Il Silmarillion di Tolkien e sono La signora di Avalon della Bradley. Sì, queste mucchine che ho appiccicato stanno per nascondere il prezzo perché sono comunque libri regalati. Allora, all'interno, alla prima pagina è sufficiente segnare la data e l'indirizzo internet di youbookers.it e poi sul sito c'è in evidenza la notizia, ci mandate le foto così facciamo un collage delle foto e dei video, e se qualcuno di voi trovasse un libro, se ce lo fa sapere ci fa piacere, e insomma sarebbe bello vedere, se scoprire che fine fa qualcuno di questi libri. Allora, io mi sono lanciata un po' di più e ho fatto, visto che scrivo malissimo, ho fatto una stampa in cui ho scritto libro liberato in occasione del book crossing del 28 settembre 2012, libero evento organizzato da youbookers.it con l'indirizzo. E questi sono i due libri che libero, so già dove e anche più o meno l'ora in cui lo farò. Libri dell'estate, velocissima carrellata. Allora, cominciamo da questi due qua, che sono cartacei. Allora, Arboretto Salvatico di Mario Rigoni Stern e Le Voci del Bosco di Mauro Corona. Allora, l'aver deciso di leggere questi due libri insieme, e uno e poi l'altro, è stata una scelta a dir poco fortunata. Allora, entrambi parlano più o meno degli stessi alberi, perché sono gli alberi che crescono nelle nostre Alpi, quindi bene o male trattano lo stesso tipo di albero. Soltanto che mentre Mario Rigoni Stern lo fa in modo estremamente onirico, in modo poetico, delicato, racconta un pochino della storia, della mitologia dell'albero e poi ci dice come è finito nel suo arboreto, Mauro Corona invece è decisamente più pragmatico. Lui, in base alla tipologia di albero, in base alla sua durezza, alla sua facilità di lavorazione, in base al profumo che emana, eccetera, lo paragona ai caratteri degli esseri umani. E quindi è un approccio decisamente diverso, pur parlando dello stesso albero. Quindi la successione è stata davvero una bellissima scelta. Quello di Mario Rigoni Stern mi è piaciuto in modo infinito. Quello di Mauro Corona mi è piaciuta molto l'idea, mi è piaciuto molto l'approccio. Alcune cose ho anche pensato di condividerle. Non mi piace la prosa di Mauro Corona, è il suo primo libro che leggo. Non mi è piaciuta la prosa, non mi è piaciuto il modo che ha di esporre, di parlare di alberi. Leggerò altri libri di Mauro Corona, però prima lascio sbollire un po' questa sensazione negativa che mi ha lasciato. Prossimo! Hunger Games e avventura allo stato puro. È stato come proiettarsi nell'arena insieme alla protagonista e vivere con lei sugli alberi, soffrire la sua sete, patire la sua fame. È stato veramente avventura allo stato puro. Leggerò anche gli altri due libri perché mi è davvero piaciuto. Prossimo libro. Prossimo libro. Il suggeritore. Allora, mettete insieme The Mentalist, mettete insieme Senza Traccia, mettete insieme Profiler, mettete insieme questi telefilm di cui avete questa idea, questo immaginario. Moltiplicatelo all'ennesima potenza, immaginatevi che dietro ogni 2, 3, 4, 5 pagine c'è una sorpresa inaspettata e voi avete il suggeritore.
leggerò altri libri di questo autore, mi è piaciuto tantissimo. Prossimo libro. Le fiabe di Bedalbardo della Rowling. Allora, sono 5 favole, se non mi sbaglio, commentate dal compianto professor Silente, sono stati ritrovati i suoi scritti, per cui è stata creata questa edizione con queste favole antiche, che sono ovviamente nell'immaginario di maghetti e streghe, perché sono quelle che vengono raccontate, come noi viene raccontata Cenerentola e la Bella Addormentata nel bosco, insomma. E ci sono appunto i commenti del professor Silente. Le storie non mi sono particolarmente piaciute, come non sono particolarmente piaciute ai miei bambini, anzi le ho trovate anche piuttosto cupe, ecco, tutte quante piuttosto cupe, per cui no, non mi è piaciuto moltissimo. Prossimo libro. Pietri il Lettone, Georges Simenon. Allora, i libri di Maigret, su Maigret li conosciamo tutti quanti, sono classici della letteratura. Maigret stesso ce l'abbiamo in testa, se non altro per l'immaginario legato a Gino Cervi. È un modo di investigare molto lento, più basato sull'intuizione, sul pedinamento, che non su sistemi invece più moderni, come abbiamo detto, quindi è un giallo all'antica. Maigret è un poliziotto molto tranquillo, che è capace di aspettare anche 2 giorni davanti alla porta di una persona, e osserva, e ragiona, e mette insieme i pezzi. Quindi è un... è un tipo di lettura alla quale io personalmente non sono particolarmente abituata, libri così lenti, e che non sono neanche particolarmente nelle mie corde. Pietro il Lettone è particolare, è un gioco di scambi di persone, per cui è di travestimenti, e mi ha proiettato nella Francia, che mi ritroverò poi nel prossimo libro. Prossimo libro. La vendetta del fantasma è stata una sorpresa in assoluto. Io avevo scaricato questo ebook da Comics nel periodo della fiera, era scaricabile gratuitamente, non sapevo bene di cosa si trattasse, per cui mi sono avvicinata in modo totalmente inconsapevole. Invece è stato molto bello, ambientato nella Francia dei primi del Novecento, nella Parigi della Belle Époque, per intenderci. Mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di scrivere una recensione. La recensione uscirà su youbookers.it, metterò poi, quando sarà il momento, il link qua sotto. Dovrebbe in programmazione, se non viene spostata, per il 3 di ottobre, e se volete sapere quanto mi è piaciuto, vi invito ad andarla a leggere. E questi sono gli ebook che ho letto. Al mio ritorno, perché faccio la carrellata dei libri sull'estate, ho letto altri 2 libri: Manuale di caccia e pesca per ragazze, che era questo libro che appunto mi sono trovata in libreria senza sapere da dove arrivasse. Continuo a chiedermi da dove arrivi, sinceramente. Allora, il titolo Manuale caccia e pesca per ragazze mi aveva fatto pensare che si trattasse di un manuale, no? Come catturare i ragazzi, qualcosa del genere. In realtà assolutamente no. E infatti gli darei un senza infamia, e senza lode a questo libro. Allora, è la storia di una ragazza che da ragazzina, fino a quando diventa donna, ha un lavoro, frequenta una persona per tantissimo tempo, si lasciano, si rimette insieme, eccetera, e affronta sempre l'amore un po' a modo suo, no? Un po' come facciamo tutte noi, d'altra parte. Solo quando incontra la persona giusta, per paura di sbagliare, si affida a un manuale di caccia e pesca per ragazze. E quindi diciamo che di tutto il libro la parte più carina è la parte finale. E l'ultimo libro che ho letto è 50 sbavature di Gigio. Allora, questo grazie Silvia, Memoria di una Geisha, che è stata lei a regalarmelo, che ha detto: l'ho visto, non ho potuto resistere, te l'ho preso. Grazie. Allora, è diviso in 50 capitoletti, no? In cui più che sfumature, appunto, sono le sbavature. Allora, noi sappiamo che Mr. Grey è perfetto, è bellissimo, non ha manco un'increspatura nella camicia, è tutto perfetto, mentre
gli uomini, le persone, che i nostri compagni non sono proprio esattamente così perfetti. E quindi analizza queste 50 sbavature. Allora, secondo me dipende molto dalla persona che lo legge, nel senso che alcune parti mi hanno fatto sorridere, alcune parti non mi hanno detto niente, altre parti mi hanno veramente fatto piegare in quattro dal ridere. E sono più le parti legate al nostro personale femminile, dove gli uomini ci devono venire un po' presso, no? Quindi la scelta delle scarpe, le cose, lo shopping, loro che ci vengono dietro nei saldi, insomma un po' questa parte qua che mi è piaciuta davvero tanto, mi ha fatto davvero tanto tanto ridere. Però penso che ognuno lo associ un po' alle proprie esperienze personali, che quindi faccia più o meno ridere in base alla propria esperienza personale. Allora, io ho cercato di essere il più veloce possibile, di raccontarvi un po', incuriosirvi se non altro su tutti i libri. Se poi volete qualche dettaglio su qualcuno in particolare, potete scrivermi qui sotto, scrivermi in privato e io ben volentieri mi dilungo un pochino di più. E con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!